nell'autodromo più bello, non solo d'Italia ma anche del mondo. Due anni fa abbiamo premiato con un grande successo di pubblico e gli farei un grande applauso Claudio Golinelli. Grande Carlo! Quindi io farei un grande applauso, lo chiamerei qui di fianco a me, al dottor Claudio Costa. I sogni che mi accarezzava, che mi permetteva di sognare nella vita, di essere felice, di vedere un futuro quasi magico, è stato mio padre. Quindi mia madre mi era più antipatica, però è quella che mi doveva dare le regole, le leggi, le punizioni e tutto. Quindi praticamente, normalmente i maschi si identificano nella madre. Io sono rovesciato come Edipo perché ero identificato nel mio padre, perché era lui quello che dispensava carezze e sogni, cose da cullare per quello che riguardava il mio futuro. E quindi ci doveva essere qualcuno che però, dato che ero un po' folle già anche allora come bambino, che tirasse un po' le redini in casa, e questa è mia madre. Grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che continui a fare e grazie ad Andrea perché, come ha detto giustamente prima, ci possono dividere idee, progetti, la politica, però ci sono buone idee come queste, come quella stata l'anno scorso con Claudio, così un altro Claudio a questo appuntamento, ed è giusto che la città riconosca, soprattutto in questi casi, queste scelte. Questa è stata una scelta ottima, una scelta di riconoscere ad una grande personalità della nostra città, ad una grande storia importante che lega anche il figlio al padre, ad una dimensione familiare, insomma tutto questo ci ha portato ad essere...